Buongiorno Claudio, il consueto appuntamento, il caffè con Claudio Velardi, qui al bar Celardi di Piazza Carità. L'argomento della settimana purtroppo non può essere che? Sì, la morte del povero Luca De Filippo, che era una persona deliziosa, straordinaria, oltre che un grande attore e oltre che naturalmente il figlio di Edoardo, anche se però a me non piace tanto ricordarlo in questa veste perché ne diminuisce le qualità. Cioè, Luca, io lo ricordo quando lo vidi la prima volta in scena, dal vivo intendo, in teatro, meno 35 anni fa, cioè si capiva da subito che aveva dentro moltissimo, che forse era ed è stato limitato, diciamo la verità, fino a quando Edoardo è stato in vita e poi piano piano è cresciuto fino a diventare un grandissimo attore, diciamo la verità. Poi io l'ho conosciuto in privato, diciamo, ci siamo visti diverse volte, una persona di una dolcezza, di una mitezza, di una umanità, di una semplicità straordinaria, quindi è stata una vera perdita, diciamo, per questa città, diciamo. Per questa città e per un po' per il paese nostro, insomma, perché comunque un grande uomo di cultura e di spettacolo che se n'è andato. Quali riflessioni fare? Ce n'ho un paio. La prima è che naturalmente adesso tutti quanti già stiamo a lamentarci e continueremo a lamentarci del fatto che noi dimentichiamo la memoria dei nostri grandi artisti, degli uomini, è quello che si ripete sempre. Da Edoardo a Massimo Troisi a Pino Daniele a lui, e sarà sempre così, perché effettivamente noi non riusciamo a custodire il patrimonio della memoria perché soprattutto non riusciamo a individuare delle strutture che possano essere i luoghi fisici dove custodirla, perché non c'è niente da fare, è così, tu puoi fare tutte le fondazioni, le associazioni che vuoi, però poi ci devono essere dei luoghi dove i sopravvissuti, diciamo, cioè tutti quanti, possano andare a fruire la memoria, diciamo, di questi protagonisti. Questo enorme patrimonio che la nostra città attraverso queste persone, cioè, allora, a darci. Io ho un'idea che mi viene da tempo e sulla quale sto rimuginando. Ricordo Claudio che uno degli scorsi, le scorse riflessioni era rivolto proprio al dove allocare il patrimonio culturale artistico della canzone napoletana. Allora, la vera però idea è, sarebbe che non ti sto parlando di una cosa che si può fare in 448, sarebbe riuscire a custodire tutta la memoria degli artisti, dell'arte napoletana nelle sue tante versioni, dalla musica al teatro, alla canzone, al cinema, alle arti visive. Cioè, noi siamo una città che ha dentro tantissima creatività. Allora, la cosa vera è che ci vorrebbe un grande palazzo delle arti, una sorta di Beaubourg, diciamo, napoletano, dove custodire la memoria naturalmente poi, ma non per fare un'operazione passatista, ma per farla vivere, diciamo, poi nella contemporaneità e perpetuarla. Io l'idea ce l'avrei, vediamo se la location, io l'idea ce l'avrei. Vediamo anche sulla. No, io sulla location no, perché siccome l'idea è talmente seria e importante che voglio pensarci bene, diciamo, la location al momento non c'è. Naturalmente ce ne sono tantissime. Palazzo storico tipo l'Albergo dei Poveri a Piazza Carlo III, che anche quella è una struttura quella enorme. Quella è una meraviglia, però io la destinerei ad altro, perché è talmente grande, talmente importante. Quello è il palazzo più grande d'Europa. Io lo destinerei come luogo delle istituzioni, nella mia, diciamo, idea di Napoli, e probabilmente quello sarebbe troppo grande anche per un obiettivo del genere. Ma comunque, appunto, qui possiamo ragionare di tutto, tanto lo facciamo in libertà e tanto purtroppo parliamo di cose che non si faranno, parliamoci chiaro. Però il punto qual è? È che qualunque sia il luogo, diciamo, no, che si immagina, si sceglie, ce ne sono tanti a disposizione, il punto è che poi questo palazzo delle arti dovrebbe essere qualcosa che si fa vivere quotidianamente e che si regga in piedi da solo, perché se noi immaginiamo, come sempre si fa a Napoli, che poi devono intervenire le istituzioni, e allora se poi intervengono le istituzioni e ci sta l'assessore, il sindaco, il presidente che vuole mettere la sua firma sotto questa opera,
No, perché qui dobbiamo parlare di una cosa che resiste nel tempo a qualunque amministrazione, a qualunque politico e così via, va avanti da solo, sia in grado anche di autofinanziarsi, naturalmente, perché solo così una cosa del genere può reggere. E poi, perché si possa fare, bisogna spezzare una dei problemi, delle tare storiche che noi abbiamo, che è il nostro individualismo. Parliamoci chiaro, diciamo in coda, diciamo una cosa un po' cattivella: ogni erede di ogni artista che a Napoli se ne va vorrebbe avere l'esclusiva, diciamo, sull'artista che scompare, e quindi dedicare all'artista che scompare un luogo, una fondazione, un'associazione, eccetera, come dire, un pezzetto di memoria. No, perché questi artisti che se ne vanno diventano patrimonio, diciamo, di Napoli e dell'umanità, e allora per preservarne la memoria non ci vuole il fratello, la sorella, la moglie, il figlio, eccetera, eccetera. Perfetto. Ma invece ci vuole una devoluzione di questi diritti alla città. Allora la chiudiamo così: l'arte di tutti e per tutti. Giusto. Ciao Claudio, grazie, alla prossima. Grazie.